Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. L'Ancona ringrazia il Bologna e torna in testa al campionato di Serie B. La squadra di Sonetti batte 2-1 il Brescia dell'ex Corioni nella partitissima della giornata e contribuisce a rendere ancora più incerto un torneo lungo e imprevedibile. Alla fine mancano 15 turni. I rossoblù passano in vantaggio dopo appena 12 minuti con l'uomo più atteso, il polemico ungherese Detari. Sei minuti dopo il rocambolesco raddoppio su autorete di Luzzardi. Dopo un gol annullato dall'arbitro Boemo a giunta, i lombardi accorciano le distanze a inizio ripresa con Saurini. Nel finale tentativi della formazione di Lucescu e due espulsioni del tecnico Sonetti per proteste e di Rossi per gioco falloso. Per il Brescia, che non perdeva da 20 giornate, è la seconda sconfitta in 23 incontri. Per il Bologna, che 7 giorni fa aveva vinto a Messina, la zona Serie A ora è a soli 2 punti. Ad approfittare del capitombolo bresciano è appunto l'Ancona, implacabile contro il Pisa. 2-0 il risultato per i marchigiani con doppietta di Bertarelli. Il primo gol ispirato da Tovalieri, il secondo con una vera prodezza e con la complicità di Sardini direttamente dal calcio d'angolo. 2 i cartellini rossi per Chameau e Sogliano e 7 i gialli e allo stadio Dorico gran festa. Ma la grande sorpresa della domenica arriva da Reggio Emilia, dove il Venezia stordisce 2-0 la squadra di Marchioro, che così scivola al 4° posto in classifica. Per i lagunari, che con Marchesi alla guida hanno segnato 10 reti in 4 partite ed ora sono terzultimi con altre 4 formazioni, l'uomo del giorno è Poggi, in rete al 43° del primo tempo e all'11° del secondo. Deludenti Granate e Emiliani, reduci del successo di Lucca e comunque privi di Monti e Ravanelli. Perde l'occasione per balzare in testa l'Udinese, fermata allo stadio Friuli dalla Lucchese. Una gara condizionata dall'espulsione al 35° di Vanoli, che lascia i bianconeri in 10. E per i toscani è un punto utilissimo per galleggiare oltre la zona calda della classifica. Ad avvicinarsi alla Serie A invece il Pescara, che torna al successo all'Adriatico dopo 4 mesi. A favorire la sofferta vittoria sul Messina è il difensore siciliano Detrizio, che a inizio ripresa si fa espellere. Così, al 90° giunge la rete decisiva dell'abruzzese Gelsi. 2 punti importanti li conquista il Cosenza, che non vinceva da 3 domeniche contro l'Avellino. La punizione gol è di Marulla, espulsi Celestini, Biagioni e l'allenatore calabrese Reia. Dopo la sconfitta col Pescara, il Cesena si riscatta pareggiando a Lecce 1-1. Romagnoli in vantaggio con Marin e Pugliesi, sempre in brutto momento, in gol con Moriero. Un palo per parte di La Rosa e Amarildo e proteste giallorosse a inizio secondo tempo per un fallo di mano di destro. Occasione sciupata dal Padova, bloccato in casa sull'1-1 da un Taranto che spera ancora. I 2 gol nel giro di 5 minuti, di Lorenzo per i Pugliesi e di Montrone per i Veneti. 2 cartellini rossi anche alla Piani, per Turrini e Longhi. Infine 2-3-0. Il primo è del Piacenza sul Modena, che patisce così la prima sconfitta della gestione Oddo. Per la squadra di Cagni, che 7 giorni fa aveva sbancato Avellino, grande prova di Moretti e doppietta di Madonna, intervallata dal gol di De Vitis. Il secondo 3-0 è del Palermo contro la Casertana, in serie positiva da 5 gare. Per i rosanero doppietta di Centofanti e gioia anche per Rizzolo, che raggiunge a quota 9 gli altri cannonieri Ganz, Scarafoni, Balbo e De Vitis. In una giornata in cui spiccano ben 11 espulsioni, alla favorita si segnalano quelle di Bocchino e Grudina.